Cari amiche e cari amici, buonasera a tutti e bentornati al nostro appuntamento con Sportello Pensioni, la trasmissione dei pensionati CISL del Piemonte. Questa sera abbiamo il piacere di avere in studio con noi Gianni Rossetti della segreteria regionale della FEMCA CISL Piemonte. Come tutte le settimane, c'è anche il nostro esperto di previdenza Giorgio Melelli. Pronto a Buonasera. rispondere alle vostre telefonate, quindi vi ricordo il numero da chiamare che è 011 95 75 798. E cominciamo proprio con Melelli che deve dare una risposta a una telefonata che abbiamo ricevuto la settimana scorsa. Prego. Sì, c'era una signora che voleva sapere come doveva fare per togliere la bolletta della televisione dalla bolletta dell'Enel. E io non ricordavo più quant'era il limite di reddito. Adesso sono andato a vederlo. Allora, per essere esentati dal pagamento della televisione, bisogna avere oltre 75 anni e avere un reddito dichiarato, non posseduto, non deve fare l'ISEE, per cui il dichiarato inferiore agli 8.000. Mi sembra che la signora fosse in queste condizioni. Noi sindacati dei pensionati abbiamo i modelli, perché bisogna fare una raccomandata a Torino all'Agenzia delle Entrate, per cui chi pensa di essere nelle condizioni oltre 75 meno 8.000 venga a trovarci che facciamo la domanda e la spediamo all'Agenzia delle Entrate di Torino. Per avere questa esenzione. Esatto. Benissimo, grazie. Sì, la signora sicuramente rientrava come età, Esatto, ma aveva dei dubbi sul sul reddito, quindi adesso reddito, abbiamo esatto. chiarito anche la cifra. Veniamo invece al tema di questa puntata. Prendiamo spunto dalla modifica che c'è stata alla Costituzione recentemente, è successo l'8 di febbraio. Sono stati modificati gli articoli 9 e 41 con l'inserimento della tutela ambientale. Se ne parlava ormai da tanto tempo, ovviamente il tema dell'ambiente è molto, molto serio, molto delicato e anche, mi viene da dire, grave perché siamo in situazione veramente estrema. E una svolta sicuramente epocale questa dell'inserimento della tutela ambientale all'interno della nostra Costituzione, cosa che è avvenuta anche con una larga maggioranza in Parlamento e quindi non è previsto un referendum confermativo, ma da subito è entrata in vigore questa modifica. È importante, no, che ci sia stato anche questo riconoscimento da parte delle istituzioni e da parte del Parlamento di un problema che veramente ci riguarda tutti da molto vicino. Ah, certamente, buonasera a tutti. Certamente che è importante questo riconoscimento nella Costituzione perché ci fa rendere conto dell'importanza dell'ambiente per la nostra vita. Per la verità, il Papa, con la sua enciclica di difesa della Terra, era già arrivato diversi anni fa sulla stessa lunghezza d'onda. E certamente non è una cosa semplice, è importante che sia inserita nella Costituzione ed è importante che tutti si rendano conto che la difesa dell'ambiente inizia, come si può dire, inizia dal nostro comportamento, insomma, è il fondamentale il comportamento di tutti per la difesa dell'ambiente. Poi certamente ci sono problemi molto più grandi come il dissesto idrogeologico, eccetera, però certamente il nostro comportamento può cambiare anche e quindi permetterci di difendere maggiormente l'ambiente. Ecco, mi vorrei soffermare ancora su un aspetto, perché l'articolo 9, che enuncia tra i compiti della Repubblica anche quello della salvaguardia del paesaggio, è stato integrato appunto con l'aggiunta della frase tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. Quindi anche questa prospettiva di futuro e di riguardo nei confronti dei giovani mi pare che sia significativa. È assolutamente fondamentale, insomma, noi dobbiamo cercare di consegnare ai giovani una terra migliore di quella che abbiamo trovato, insomma, questo dovrebbe essere l'obiettivo di tutti. Non è una cosa facile perché, come sappiamo bene, un bicchiere lo rompiamo facilmente, ricostruirlo non è una cosa semplicissima. Come diceva un personaggio molto importante della regione Piemonte, rimettere il dentifricio nel tubetto è una delle cose più complicate che possano esserci, per cui non è un lavoro semplice, però dobbiamo cominciare a farlo o dobbiamo continuare a farlo perché è assolutamente indispensabile.
Ecco, e poi i giovani in realtà si sono resi anche protagonisti di questa sensibilizzazione, di questa attenzione al tema dell'ambiente e anche del cambiamento climatico, no? Con tutte le manifestazioni che ci sono, i Fridays for Future. Certamente, i giovani come sempre manifestano a loro modo, insomma, no? La passione per questa tematica. Probabilmente dobbiamo, come si può dire, dobbiamo moderare un po' questo eccesso di entusiasmo perché ovviamente dobbiamo cercare di non portare come si può dire, la nostra civiltà, ecco, a essere una civiltà in decrescita, ma dobbiamo cercare di mantenere comunque un livello accettabile, perché uno dei problemi che ha sicuramente la difesa dell'ambiente è che ha dei costi elevatissimi. E allora non dobbiamo creare nuovi poveri per difendere l'ambiente, dobbiamo cercare di portare tutti a difendere l'ambiente e cercando come si può dire, di equilibrare la questione dei costi con la questione dei tempi, insomma, perché ovviamente l'obiettivo ce l'abbiamo tutti, la velocità per raggiungere l'obiettivo è una cosa fondamentale per non lasciare a piedi qualcuno. Ecco, in proposito, un altro cambiamento piuttosto significativo c'era già stato anche all'interno del governo quando è stato istituito il Ministero per la Transizione Ecologica, che va proprio in quel senso lì, cioè nel difendere sì l'ambiente, ma tutelando anche quelli che possono essere i costi di Certo, questa tutela ambientale. difatti il ministro è un ministro tecnico e quindi ha subito affrontato il tema dal punto di vista delle possibilità e quindi del livello che abbiamo in questo momento di ricerca scientifica che ci consente di fare dei passi in avanti verso il miglioramento dell'ambiente che non possono essere radicali, non possiamo spegnere tutte le centrali elettriche. E anche perché, come si può dire, qualsiasi tipo di energia che noi utilizziamo, se non quella solare, quella fotovoltaica e quella idroelettrica, è un'energia che comunque danneggia in qualche maniera l'ambiente. Allora Ha un impatto, ha un certo. impatto ambientale, allora dobbiamo fare azioni progressive e come tecnico il ministro dell'Ambiente ovviamente si è scontrato anche con chi invece ha posizioni più radicali. Però è inevitabile, come si può dire, cercare di avere una gradualità, perché altrimenti rischiamo di fare dei disastri economici e sociali. Certo, quindi conciliare questi due aspetti entrambi importanti e fondamentali. Abbiamo in linea la prima telefonata di questa sera, quindi sentiamo il nostro telespettatore. Pronto? Pronto? Buonasera, da dove ci chiama? Prego, Da Moncalieri. ci dica pure. Senta, volevo fare una domanda magari stupida. Io sono un pensionato, non supero il reddito, io e mia moglie. È possibile che tutte le volte per avere l'esenzione praticamente bisogna tribulare, telefonare, andare a chiedere a destra e a manca? Ma loro lo sanno se supero il reddito o meno, ma perché tribulare tanto così quando loro sanno tutto quello che abbiamo nella vita, sia come reddito sia altre cose. Adesso a me nel mese di settembre scade il reddito, cioè mi scade l'esenzione. Io devo andare all'ASL, l'ASL mi dicono di telefonare o se no andare in un ente. L'ente mi dice ma guardi non c'entra niente, insomma io non so, è possibile che i pensionati sanno già e fanno tribulare tanto di cose, poi da compilare una mail, uno che non ha la mail, uno che non ha niente. Io ho soltanto il telefono di casa, ho 83 anni, ma è possibile che devo tribulare tutti gli anni? Una volta si andava al quinto piano, si compilava un modulo e per un anno eri tranquillo. Perché ogni volta bisogna tribulare Da così? noi, dove opero io in Alessandria, i Pronto? pensionati che non superano i 36.000 euro, noi sappiamo che l'esenzione del ticket spetta a quelle famiglie che non hanno redditi superiori a 36.000 euro. Io non supero. Esatto, noi ad Alessandria vengono da noi, nell'ufficio dove ci sono io, compiliamo un modellino banalissimo. Con il documento d'identità e la tessera sanitaria vanno, noi lo chiamiamo il Patria, ma è l'ufficio dell'ASL e gli rilasciano l'esenzione.
Io non so, no, Moncalieri. Mi scusi se la interrompo. Prego. Vado allo sportello all'Agli. E invece mi dicono, guardi, mi dispiace, le do un modulo, telefoni a questo 800. Senta una cosa, ma lei è andato dai pensionati della CISL? No, non sono andato perché provi andarci. Pensavo di, che dovessero allora, darmi informazione all'ASL. Il problema è questo, noi siamo lì per aiutarvi, specialmente considerato il fatto che lei supera abbondantemente gli 80 anni. Non vada lei a correre a destra e a manca, venga da noi. Ci fa la stessa domanda che ha fatto a me e vedrà che i colleghi di Moncalieri la risolvono, perché magari loro hanno gli agganci all'ASL, per cui non devono fare tutte le trafile che fanno fare a voi. Per cui l'unica cosa è venite a trovarci e vediamo di risolvere assieme il problema. Certamente. Grazie Melenio, okay. Ringraziamo anche il nostro telespettatore. Va bene, la ringrazio. Prego. Buonasera. Buon lavoro, grazie. Continui a seguirci. E forse abbiamo già un'altra telefonata in linea, mi dicono di sì, allora sentiamo. Pronto? Pronto? Pronto. Buonasera, da dove ci chiama? Da Torino. Prego, ci dica. Volevo farle delle domande. In pratica io sono rimasta vedova a settembre. Sì. E in pratica ho fatto la reversibilità e l'ho fatto al CAF di Mappano di Caselle. In pratica vorrei sapere come mai mi hanno solo dato il 60%. Signora, perché la legge? Quando è uscita la legge dei superstiti negli anni 50 c'era già il 60% sì. Del decuius, che è il deceduto, per cui è giusto sì. Il 60%. Sì, e un'altra cosa, in pratica io prendevo una pensione sociale. E l'hanno tolta? Me l'hanno tolta da sì. Gennaio. Perché la pensione sociale viene data a quel nucleo familiare che il coniuge non supera gli 11.000 euro, oppure sì. Che l'interessato non supera i 5.000. Lei adesso con la pensione di suo marito, che prende la minima, che sono sì. 517 euro al mese, per 13 supera i 5.000 euro, per cui gli hanno dato la reversibilità, ma disgraziatamente, purtroppo, gli hanno revocato l'assegno sociale. Purtroppo la legge, signora, è così. Non posso dirgli una cosa diversa, mi spiace, ma è così. Sì, però è una cosa un po' ingiusta, perché io non riesco neanche a muovermi da casa da sola. Signora, su questo noi ne parliamo sovente con chi ci telefona rispetto alla difficoltà di arrivare a fine mese con certe pensioni, però noi ci battiamo perché la cosa venga risolta a livello nazionale. Però fino a quando non cambierà la mia risposta non può che essere questa. Mi spiace. Sì, ma adesso era stata aumentata, però io fino all'anno scorso prendevo 374,84. Che era la differenza tra il reddito di suo marito e gli 11.600 euro. Esatto, quindi la quota che spettava. Esatto, per cui signora, l'INPS ha lavorato giusto. Per cui purtroppo così. Sì, E un'altra cosa volevo chiedere. Sì, velocemente perché poi dobbiamo continuare con la trasmissione. Sì, il CUD lo devo richiedere? No, il CUD se va al CAF a fare qualunque tipo di domanda lo tirano fuori loro dall'INPS. Per cui se ma non che nome lo devo richiedere? A mio nome? No, il problema è nel 2021... a nome del marito, perché se lei prende la pensione da settembre il CUD è no, del marito. Sì. No, io la prendo da ottobre. Per cui il CUD è del marito, lei probabilmente sì. Il CUD 2021 non ce l'ha ancora, per cui è solo quello del marito. Sì, ho capito. In pratica per questa reversibilità non posso fare nient'altro. No, purtroppo no. Mi spiace darvi queste risposte, ma non ce ne ho delle altre. Sì, va bene. Buonasera signora.
Grazie, grazie signora, buonasera. Le facciamo tanti auguri, buonasera. Ecco, ritorniamo allora al tema della nostra trasmissione, la tutela ambientale. Il problema dell'ambiente ha delle ripercussioni anche nella nostra vita quotidiana. Adesso lo stiamo vedendo tutti con l'aumento dei prezzi delle bollette, ovviamente anche questo è collegato. E, a che cosa è dovuto questo aumento dei costi dell'energia? Ma l'aumento dei costi dell'energia in questo momento è dovuto ai problemi di instabilità politica nell'est dell'Europa, insomma, nel senso che è vero che, come si può dire, in conclusione, in questa fase in cui stiamo cercando di uscire dalla pandemia, è cresciuta la domanda di energia e quindi quando cresce la domanda si alza il prezzo. Però in questo momento il prezzo si è alzato in maniera assolutamente esagerata, soprattutto per il metano, perché noi importiamo praticamente il 90%, anche di più da quando qualcuno ci ha fatto chiudere i pozzi di metano in Adriatico, importiamo più del 90% del metano e la gran parte del metano arriva dall'Unione Sovietica e quindi in questo momento, come si può dire, hanno ridotto il trasferimento di metano verso l'Europa e hanno aumentato verso la Cina e quindi il prezzo sta salendo in maniera vertiginosa. Sale anche per conseguenze di mercato, non per ragioni politiche, anche il prezzo del petrolio che sta di nuovo tornando a quasi 100 dollari il barile e lo vediamo alla pompa di benzina. Speriamo che questa instabilità si riduca. Speriamo anche che le azioni che il governo sta mettendo in campo attenuino un pochino questa situazione. Cioè abbiamo ancora riserve di metano in Adriatico per i prossimi 10 anni e dovremmo riprendere a estrarre. Certamente non possiamo farlo in una settimana, cioè sono operazioni complesse, ci vogliono diversi mesi per ripristinare i pozzi che non sono abbandonati ma sono stati messi in sicurezza. E quindi dobbiamo riaumentare di nuovo la produzione nazionale per cercare di calmierare il prezzo. Ecco, perché poi c'è anche la questione dei trasporti, no? Che va a incidere su questo tema. E beh, certo, cioè nel senso che qualsiasi cosa noi facciamo ormai ha a che fare con l'energia e quindi è chiaro che i trasporti sono collegati a questo. Ecco, fortunatamente noi abbiamo in Italia una rete di metanodotti che ci consente di distribuire il metano da qualsiasi parte, quindi abbiamo la fortuna di avere una rete italiana e poi una rete locale molto, molto ben fatta e molto competitiva, quindi la possibilità continua ad esserci quella di andare sempre nella direzione di una transizione ecologica a sostituire carburanti più inquinanti con carburanti meno inquinanti, non inquinanti. Il metano inquina anche lui, certamente. Però in questo momento, ovviamente, sono tornati in auge, addirittura hanno riaperto delle centrali a carbone, perché mancava il metano, non soltanto in Italia, ma anche all'estero. Noi abbiamo come obiettivo della transizione energetica andare verso il 2050 a sostituire qualsiasi combustibile fossile, almeno con il metano, però in questo momento il metano non c'è, per cui dobbiamo cercare di... Un altro sistema per avere metano è quello di importare dall'estero con le navi il metano liquefatto, che è una delle tecnologie che in questo momento sono più all'avanguardia. E in Italia hanno cominciato ad arrivare navi metaniere col metano liquefatto e anche hanno cominciato a esserci distributori di metano liquefatto che viene utilizzato soprattutto dai grandi mezzi pesanti, dai camion, eccetera, eccetera. Insomma, è tutto un cammino di piccoli passi fino a quando non riusciremo ad avere una tecnologia sufficiente a non inquinare. L'unico combustibile che non inquina è l'idrogeno, ma in questo momento non ce n'è. È inutile pensare di sostituire il metano con l'idrogeno. Possiamo aggiungere il 5% di metano di idrogeno nel metano, come già adesso è sulle reti delle reti SNAM, ma non siamo in condizione di sostituirlo. Però ci stiamo attrezzando. So che ci sono aziende che stanno facendo grandi investimenti per poter trasferire nei metanodotti l'idrogeno al posto del metano tra 10, 20, 25 anni.
Ecco, certamente. Tra l'altro anche questa rivoluzione diciamo nella direzione dell'idrogeno anche per quanto riguarda le autovetture, no? Quindi anche lì c'è ancora tanta strada da fare, però è il segno che questo discorso ci riguarda veramente tutti da vicino. Certo, c'è tanta strada da fare anche perché in questo momento non si capisce bene le cose che fanno le aziende, se sono iniziative più pubblicitarie che reali o sono anche reali. Come si può dire, le aziende dicono abbiamo la macchina a metano, poi dopo un po' di questa macchina a metano si parla molto meno, un po' perché non, è difficile rifornirla, Esatto. e un po' anche perché la macchina per sua caratteristica si accende e si spegne in continuazione e come si può dire, alle celle a combustibile che utilizzano l'idrogeno non fa così tanto piacere essere accese e spente in continuazione, penso che durano poco e allora bisogna stare ancora un attimo attenti e bisogna aspettare che le tecnologie siano mature, quindi siano utilizzabili, perché altrimenti si rischia di fare degli acquisti avventati, ecco, che costosissimi e poi difficili da Gestire. utilizzare. Assolutamente. E non possiamo non far rilevare che si è riaperta anche la discussione su, per quanto riguarda l'energia nucleare. Il dibattito se si tratti o meno di energia pulita. Ovviamente è un tema molto delicato, anche questo è molto dibattuto. È un tema delicatissimo perché indubbiamente l'energia nucleare è un'energia pulita. Il problema è che ha delle controindicazioni Non da che non da poco. poco, insomma. E adesso gli investimenti maggiori di grandissime aziende sono fatti per la nuova energia nucleare, che è l'energia nucleare a rovescio, cioè invece di produrre energia dalla divisione dell'atomo. Si cerca di produrre energia dall'unione di più atomi, L'ho che è la sentito, reazione che avviene nel Sole. l'ho sentito. Questo processo avviene a temperature mostruose che vengono create all'interno di campi magnetici di milioni di volt e per il momento sono riusciti a produrre energia per qualche secondo, poi ci sarà per qualche minuto e Esatto, poi quindi è una fase La sperimentale. fase sperimentale, i prodotti, non, come si può dire, decadono dalla radioattività in pochissimi giorni, per cui sono molto meno pericolosi Pericolosi, sì, dell'energia quindi nucleare lo smaltimento delle da scorie divisione. Non ci sarebbe sono, il prodotto finale è acqua verrebbe normalmente. meno, Insomma, esatto, quindi io ho visto una trasmissione in Finlandia, hanno fatto una centrale nucleare che dà la maggior garanzia al 99,9% anche il nucleo centrale, che è quello che a noi ha fatto tribolare nelle nostre centrali, e loro sono contentissimi. Non c'è nessun finlandese che si lamenta di questa centrale nucleare fatta vicino agli insediamenti urbani. Perché noi non possiamo farlo? Ma siamo proprio noi che abbiamo la testa. Però non siamo soltanto noi, anche la Germania sta fermando le centrali nucleari, l'unica è la Francia che continua La Francia a tenere e ha sempre. un'energia a un costo bassissimo che poi vende a noi a un prezzo più alto, Esatto. ecco, cioè, per cui ci Esatto. guadagna anche alle nostre Non spalle, essendo neanche diciamo. lontanissima, no? Soprattutto da Io noi che come siamo qua in Piemonte, Io proprio al con i miei confine. studi scientifici ovviamente credo nella scienza e quindi credo anche nell'energia nucleare, che possa essere prodotta energia nucleare in sicurezza. Comunque in questo momento non è una soluzione perché progettare e costruire una centrale nucleare necessita di una decina d'anni e quindi probabilmente non è una soluzione in questo momento ai problemi, anche perché in una decina d'anni si dovrebbero sviluppare altre Tecnologie. tecnologie che dovrebbero avere un futuro e anche maggiori certezze di essere tecnologie pulite. Ecco, benissimo. Quindi a 360 gradi, non soltanto per la produzione dell'energia, ma anche proprio per lo smaltimento che anche qui ha un impatto ambientale non da poco. Adesso ci interrompiamo per lasciare spazio alla pubblicità, ma rimanete con noi perché torniamo fra pochissimo e risponderemo anche alla telefonata che abbiamo già in linea. Eccoci ritornati in studio, sentiamo subito la telefonata. Pronto? Buonasera a tutti, chiamo da Buonasera. Torino. Sì, ci Salve. dica pure, Io signora. volevo rivolgere una domanda al dottor Melelli. Prego. Allora, a Buonasera. giugno, salve dottor Melelli, allora a giugno di 2021 io sono andata in pensione. Dopo
dopo 2 anni di disoccupazione. Tra l'altro la trattativa ce l'aveva seguita la CISL per il licenziamento collettivo. Sì. Adesso fortunatamente sono andata in pensione. La mia domanda è questa: ho una pensione da giugno dell'anno scorso a dicembre netta di 1.618 euro. Poi a gennaio, febbraio e marzo è diminuita. Mi è arrivata a gennaio una comunicazione che è stata ricalcolata dal 1 gennaio e a 1.580, e questo l'ho capito perché il primo anno non addebitano le addizionali regionali e comunali e va bene. La mia domanda è questa: siccome su cedolino di febbraio e di marzo mi trattengono 198,67 come causale debito IRPEF anno precedente, sì, su febbraio e su marzo, io mando una segnalazione linea INPS all'INPS. Loro mi rispondono: la sua pensione è stata calcolata un conguaglio fiscale di 397,34 per il 2021 che si estinguerà a marzo, quindi con marzo finisce, ed è stato generato per pagamento della NASPI del 2021. Ma se io ero in NASPI e avevo già delle trattenute IRPEF, siccome ho già la risposta, ma mi fido di lei, mi piacciono le sue risposte, volevo capire che no, nel senso che lei, allora, quando noi vediamo qualche dipendente, qualche pensionato che ha 2 CUD, gli diciamo assolutissimamente lei pagherà dei soldi. Perché? Io non ho però 2 CUD. Perché la NASPI gli fa una percentuale relativa a quello che ha pagato. La pensione le fa una percentuale relativa a quello che ha preso. Quando si mettono assieme i 2 CUD, è chiaro che l'aliquota di tassa aumenta, sale, per cui gli trattengono le trattenute. È corretto. E quindi io tutti i mesi dell'anno scorso avevo una trattenuta di 341 euro. Non era sufficiente. Adesso infatti mi dicono che la mia trattenuta sarà di 413 euro. Esattamente. Adesso a marzo gliela caleranno, lo sa, sì. E in che senso me la caleranno? No, c'è la legge fiscale che hanno tolto oltre i 15.000 euro, hanno tolto il 2% per l'eccedenza. Per cui non è male, cioè, oddio, non ci ingrassano. Beh, però è un beneficio. È un primo passo. L'aumento delle tasse di 34 euro che io nella mia fascia di reddito avrei dovuto ricevere, quando lo vedo? La rivalutazione della pensione, lei ha lo SPID? Io lo SPID, sì. Allora, faccia come faccio io. Visto che le pensioni da domani, gli amici della posta, da domani potete andare alla posta a prendere la pensione, per chi ha i cognomi, no, ma questo non era per lei, ma per chi ci ascolta. Per chi va a ritirare il contante, ovviamente. A perché... e B, per i cognomi che cominciano per A e B, possono già andare in porta. Lei invece da domani va sulla sua IMSS con lo SPID e si stampa già il cedolino di marzo. L'ho già fatto, ce l'ho già davanti. Allora prende febbraio, prende marzo. Ho fatto il confronto. Esatto, e allora c'è su febbraio 198,67 IRPEF l'anno precedente, su marzo idem, perché il conguaglio fiscale che mi hanno applicato è di 397 euro. Quindi no, il problema è l'IRPEF ordinaria dovrebbe essere diminuita. Sì, è diminuita su marzo. Ah, ecco. Poco, Poi il debito rimane. Ma la tassazione IRPEF di marzo per tutti quelli che ci ascoltano sarà sicuramente diminuita. Ma io infatti lo vedo già la diminuzione. Esatto, di perfetto, euro. Bravissima. L'unica cosa che non capivo, poi, cioè, 198 euro è la differenza delle tasse 2021. Perché io avevo il CUD fino a maggio della NASPI e poi da giugno in poi esatto, bravissima. Quindi, vabbè, lei aveva già idea di quella roba lì, ha solo voluto la conferma. Però volevo la sua chiarezza, la conferma, lei è molto esaustivo, esatto. È chiaro e la seguo da sempre. Signora, stia bene. La ringraziamo, signora. Grazie mille, Sara. Grazie a lei, buonasera. Abbiamo subito un'altra telefonata, sentiamo. Pronto? Pronto? Buonasera, da dove ci chiama? Lucia. Sì. Lucia. Prego, ci dica. Volevo sapere, siccome io ho fatto la domanda di vecchiaia con i 20 anni, il 10 gennaio, adesso volevo sapere quando vado in pensione. Ma lei quando ha compiuto 67 anni? Il 18 di marzo li faccio. No, allora in pensione parte dal 1° di aprile. Mm.
Per cui il patronato giustamente le ha fatto la domanda un paio di mesi prima, in modo che la previdenza incominci a raggruppare tutta la sua contribuzione, fare due righe di calcolo, ma la sua pensione partirà dal 1º di aprile. Sì. A prima Bel d'aprile. pezzo di Lei sa aprile. quando cosa prendo più o meno No, al no, signora, mese? no, no. Ma prende anche delle No, ritratte? se non ho i pezzi di carta non riesco a dirgli cosa viene a prendere, no. No, volevo sapere se prende anche gli arretrati. No, li prende dal 1º di aprile. Anche Eh gli no, per... arretrati? sì, gli arretrati, speriamo che la pensione gli arrivi a maggio e prende maggio e aprile. Sì, Esatto, sì, perché... Poi gli arriva il foglio a casa che è ben spiegato. Le sarà pagata Ok. comunque a partire dal 1º aprile, Primo di ovviamente dal aprile. mese A primo dopo in cui si aprile. compiono i Ci siamo, 60 questa signora anni. penso che era il cuore della domanda. Eh no, 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 Ok. La no, ringraziamo signora, no, infatti Grazie, non decorre buonasera. dalla domanda, ma da quando si ha Poi, diritto. credo di averlo Sì, spiegato, sì. No, che no, ha fatto bene certo. perché c'è da raggruppare i contributi. Sì, come suggeriamo sempre, si va un Esatto. paio di mesi prima, perché così appunto magari più vicino possibile alla data si riesce Bravissima, poi a percepire. Vedi, qualcosa imparo anche io qui. Che va sempre bene. Allora, ritorniamo al tema della nostra trasmissione. Sicuramente anche i nostri telespettatori, ricevendo appunto le prime bollette del 2022, avranno riscontrato questo aumento. Io non ho ancora ricevuto la mia per la verità, però ho già sentito di 40-50 euro anche per anche di più. nuclei Piccoli. piccoli, con Sì. anche diciamo case piccole. Immagino che quindi possa essere appunto per i nuclei familiari più numerosi anche più alto. È un impatto molto forte che però riguarda anche le aziende. Ah, certamente. C'è stato un caso eclatante un paio di mesi fa, quando ha cominciato ad aumentare il prezzo del metano, che l'azienda che ha quasi il monopolio di quel prodotto che si utilizza nei motori diesel per abbattere gli inquinanti, che si chiama AdiBlue, quell'azienda che produceva AdiBlue ha smesso di produrla perché praticamente è un processo così energivoro che non era Non possibile. è sostenibile. E quindi c'è stata una caccia al tesoro di tutti i camionisti per avere sufficienti scorte di AdiBlue, perché ovviamente con le tecnologie che abbiamo adesso, quando il serbatoio di AdiBlue si svuota, il camion si ferma. Per cui c'è stata diverse settimane prima che riuscissero a trovare un modo per riattivare, quindi ci sono tanti esempi, ma anche di aziende adesso che hanno dovuto fermare la produzione e mettere il personale in cassa integrazione perché non riuscivano a trasferire gli aumenti di costi sugli aumenti di prezzo. Fortunatamente o sfortunatamente, questa questione del costo dell'energia riguarda tutta l'Europa, per cui, come si può dire, non ci sono fenomeni di dumping di prodotti che arrivino da altre parti, ci sono fenomeni di rallentamento, le merci non essenziali non vengono più prodotte, Sì, insomma, certo. perché non conviene e non si può scaricare sul prezzo il costo dell'energia. È una situazione decisamente molto, molto, molto complicata e speriamo che possa attenuarsi nei prossimi mesi. Sicuramente si attenuerà perché ovviamente l'energia se ne consuma molto di più d'inverno che d'estate Certo. e lo si vede anche dai bilanci delle aziende, quelle che vendono energia, che guadagnano di più d'inverno che Più non è d'estate, insomma. stato. Però siamo ancora a febbraio, ecco, per cui ci vorrà ancora un bel po' di tempo. Scusa, ma parliamo di gas. La guerra in Ucraina. Stanno sparando, la Russia non si capisce bene cosa voglia Ieri il fare. discorso di Putin. Putin dice: non farò mancare il gas all'Europa, però. E non lo fa mancare, ma il rubinetto l'ha un po' chiuso, per cui, come si può dire, il fatto che ne arrivi di meno fa sì che si alzino i Fa prezzi. lievitare il Certo, prezzo. certo. Per cui Quello che anche dicevamo quello prima. incide Certamente. sull'aumento del Noi costo del. fortunatamente abbiamo un po' di metano, poco, il 10%, che arriva anche da quel famigerato gasdotto che si Della chiama Libia. TAP, no? Quello che arriva in Puglia. Fortunatamente hanno finito di collegarlo e Ah, arriva il 10% di metano anche da lì, però è poco. però è poco. Poi ne arriva un altro po' dall'Algeria e poi ne arriva un po' per nave, ma la gran parte arriva Arriva dalla Russia. dalla Russia. Certo, quindi sicuramente ecco, vediamo che le ripercussioni della Certo, guerra non sono ragazzi. soltanto Sì, no, è grave, è Ha sempre grave. sono In quell'area economiche. geografica, ma Ma appunto pensiamo, le adesso economiche stanno sono. già pensando che se in Ucraina non seminano il grano,
a luglio, certo. La pasta ce la sogniamo, insomma. Sì, certo, infatti. Quindi... D'altronde la Russia è sempre stata il granaio dell'Europa, per cui ragazzi, sì, la storia ce lo insegna. Non siamo messi bene, ecco. Assolutamente no. Ecco, e per quanto riguarda, come dicevamo, no, i beni non essenziali non vengono più prodotti perché non conviene più. In realtà c'è anche una scarsità di approvvigionamento di certe materie prime che ha causato dei rallentamenti. Anche qui, per esempio, penso ai microchip, dei cellulari, delle automobili, tutti questi sistemi intelligenti. Anche qui ci troviamo di fronte ad una crisi. Sì, questo è precedente all'aumento dei costi dell'energia. Sì, questo forse è più collegato con il Covid e poi e con il fatto che sono attività che hanno difficoltà ad aumentare la produzione, per cui nel momento in cui per il Covid le produzioni si sono abbassate, non hanno fatto magazzino, perché ormai nessuno fa più magazzino, quando c'è stata una maggiore richiesta ovviamente queste aziende non sono state in grado di rispondere, questo è il problema. Ecco, quindi ci sono anche lì liste d'attesa, non ce le abbiamo più soltanto nella sanità, ma anche per quanto riguarda l'economia, ed è una situazione veramente drammatica. Quali possono essere però le prospettive? Dobbiamo comunque vedere anche una chiave di speranza, altrimenti non se ne esce. Ma diciamo a medio termine, come si può dire, si arriva a un equilibrio, perché bene o male... Insomma, si cercano altri, come quando io vado a comprare qualcosa in un negozio e trovo un prezzo troppo alto, mi rivolgo da un'altra parte e magari lo trovo più basso. Così anche, diciamo, nel mercato globale si cercano approvvigionamenti da altre parti, appunto, ad esempio, metano liquido per nave, eccetera, eccetera. Quindi si raggiungerà un equilibrio diverso, ad esempio anche adesso riattivando i pozzi di metano nell'Adriatico. Però sicuramente è un equilibrio che ha un livello più alto di quello a cui eravamo abituati nel 2019-2020, per cui non si riuscirà ancora per un bel po' di tempo a tornare ai prezzi precedenti a cui eravamo abituati, certo. Anche per ragioni, non necessariamente per il fatto che il prodotto manca, ma perché il mercato è così, cioè nel senso che una volta che si è assestato a un certo livello, o c'è una sovracapacità produttiva e quindi abbassa il prezzo, oppure se continua a esserci una capacità produttiva corretta, il prezzo non scende. Esatto, è così, si resta fermo. Certo. Resta fermo, quindi è difficile che si possa scendere sotto una determinata soglia. Abbiamo ancora una telefonata in linea, quindi sentiamo il nostro telespettatore. Pronto? 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 Buonasera, da dove ci chiama? Sì, buonasera, sono Dario da Novara. Volevo fare cortesemente una domanda al dottor Merelli. Prego, dica pure. Sì, buonasera, dottor. Buonasera. Senta, io volevo dire, io ho mia moglie che quest'anno compie 60 anni. Lei dal 2005 ha la pensione di invalidità civile del 75% e ha 20 anni di contributi. Sì. Perché dicevano che chi aveva l'invalidità poteva anche accedere alla pensione, l'inabilità. Bisogna stare attenti, quando parliamo di invalidità civile, noi abbiamo le persone che hanno invalidità fino al 99% che vengono chiamate persone con invalidità civile. Chi invece ha il 100% sono persone che hanno l'inabilità. Allora, su alcuni aspetti e su alcuni benefici, come anticipi di pensione di 5 anni, perché c'è la legge che dice che chi è inabile può avere uno sconto di 5 anni sull'età della pensione, per cui sua moglie potrebbe andare a 62, però dovrebbe essere inabile al 100% e non invalida al 75%. Per cui purtroppo devo dirgli che sua moglie andrà in pensione a 67 anni. C'è ancora? Pronto? Forse sta ascoltando dal televisore la risposta. Non c'è più. Forse c'è un problema con la linea. Comunque la risposta è questa. Purtroppo è così. Purtroppo non ci si discosta. Ma... eccolo. Pronto? Sì, no, perché... A me avevano detto che bastava l'80% per andare con i 45 anni di età. Sì, però l'80% è difficile ottenerlo,
perché le commissioni sanitarie o danno il 75, per cui 290 euro di pensione, o danno il 100. Sì. In mezzo, dire, in mezzo gli ha messo in abile al lavoro sul verbale? No, no, in abile al lavoro non c'entra niente. Lì in abile sanitario non è in abile al lavoro, capisce? E il problema è, io di 80% nella mia carriera ne ho visti pochi, perché o danno 75 o si è purtroppo più ammalati e danno il 100. Per cui è vero, la legge di tantissimi anni fa dice: se tu hai l'80% hai diritto di anticipare i 5 anni. Però la commissione medica dell'ASL non è il medico dell'INPS, perché noi sappiamo che due medici, stessa patologia, percentuali diverse. Possono avere opinioni diverse. Per cui ecco perché io dico sempre ai miei amici che mi chiamano o vengono a trovarmi: dovete avere il 100% per avere la certezza che la cosa sia fattibile. Sì. No, ho capito, lei ha ragione. Comunque, vabbè, con 290 euro non bastano neanche per i suoi medicinali. Lo so. Non lo dica a me, sono discorsi che sento tutti i giorni e mi dispiace molto, però non posso dirle altre cose. Okay. La ringraziamo, la salutiamo e le facciamo molti auguri. Va bene, grazie, buonasera. Buonasera. Abbiamo ancora un'ultima telefonata, sentiamo. Pronto? Pronto. Buonasera, da dove ci chiama? Buonasera, da Torino. Sì, prego, ci dica. Volevo chiedere della pensione. Sì. Siccome io sono un vostro collaboratore, ho collaborato per 4 anni in via Breglio e via Boccardo, sì, poi sono andato via perché mi hanno operato, dovevano operarmi, ho avuto 4 operazioni alla schiena. E a parte che ho la moglie che non prende la pensione, non prende niente, mi hanno detto perché praticamente lei non ha contributi. Siccome mia moglie è venuta da poco a Torino, e giù i contributi non li metteva nessuno. Ha pochi contributi, pochissimi. Allora ha detto la pensione non la prenderà mai, perché lei supera 1.200 euro pulite. Prendo 1.226. Ecco, ha detto superando quello sua moglie non prenderà. E a parte quello, io dico solo una cosa: uno che lavora 35 anni, perché io ho 84 anni adesso, 4 operazioni, ho lavorato e mi danno quello. Gente che non va a lavorare, che l'hanno chiamata solamente per dire vieni a lavorare, le do 50 euro, ma tu io vengo a lavorare, ma non lo dica neanche. E io mi dica a gente che viene da tutte le parti del mondo, che non ha lavorato, che non ha dato contributi, che non ha fatto niente, prende 850 euro e la gente che ha lavorato non è neanche più un euro in più. Vuole che le risponda? Sì, mi dica. Lei, no, lei da un punto di vista non ha torto, ma da un altro ha torto. Perché intanto noi dobbiamo tentare di aiutare il massimo possibile le persone che hanno bisogno. Io capisco che gli immigrati, la gente che non lavora o non trova il lavoro, o anche i fannulloni che non hanno voglia di lavorare, purtroppo con le normative che ci sono oggi prendono qualche centinaio di euro di pensione. Che no, ma a parte la pensione. No, la pensione, il reddito di cittadinanza. Ecco, il reddito, certo. Che le danno. Sì, abbiamo capito che... Vede, il problema è questo. Che lei si riferiva al reddito di cittadinanza. Il problema è questo. Se non gli diamo quello, li facciamo morire per strada? Noi praticamente, io non è che mi preme questo, ma io dico, da quando c'è stata la famosa cosa, è inutile che mi hanno tagliato la pensione del 2011 e non mi hanno dato un euro in più. Uno deve vivere, è aumentata la vita, è aumentata dal 100% quasi. Purtroppo l'abbiamo sempre detto, siamo stati 10 anni senza aumenti delle pensioni, ci hanno dato quest'anno l'1,7 e adesso ci daranno qualche cosa rispetto al fisco.
Però è 10 anni che noi aspettavamo questo momento, per cui dobbiamo tentare di essere più solidali possibile. È vero che dobbiamo guardare in casa nostra, ma dobbiamo guardare anche fuori dalla nostra finestra, che ci sono persone che... Noi intanto però la ringraziamo e la salutiamo perché abbiamo pochissimi minuti prima del termine della trasmissione, poi lascio finire Melelli. No, io ho finito. Cioè bisogna guardare fuori dalla finestra e guardare anche le persone che stanno bene bene di noi e vedere di riuscire a fare qualche cosa anche per loro. Certo. Tutto lì. Poi ovviamente le misure poi, possono essere criticabili o meno, certo. Hanno tanti limiti. C'è chi lo accetta e chi non lo accetta, va benissimo. Sappiamo che però... con 1200 euro una famiglia di due persone con patologie eccetera sì, fa fatica ad arrivare a fine io mese. Io volevo però... dirgliene un'altra, perché sua moglie non ha mai lavorato? Non ha avuto i contributi. Perché magari hanno avuto 3 o 4 figli, giustamente. Certo, figli no, ma poi lei, lui però, ci diceva che cioè, non le hanno versato i contributi. Ma perché nel meridione il concetto era che la moglie doveva stare a casa. Cioè, il concetto di una volta dei meridionali era la moglie sta a casa. E il marito. Sì, perché, e poi sappiamo quali sono anche i problemi perché delle, la vita costava nero, meno. No? La vita costava meno. Non soltanto in passato, purtroppo ancora anche adesso è un problema da combattere. Va bene. Abbiamo ancora 2 minuti e quindi vorrei fare un'ultima battuta riferendoci ad un altro problema serio che è il dissesto idrogeologico. Ne vediamo anche noi le conseguenze. Ormai sono più di 2 mesi che non piove e sicuramente la situazione è preoccupante in vista di un'estate di siccità. Anche questo è un impatto forte. Sì, diciamo che il dissesto idrogeologico ha un certo tipo di origini. La questione della siccità è dovuta ai cambiamenti climatici, mm-hmm. insomma, in maniera sostanziale. E anche al fatto che non siamo ancora, non abbiamo ancora, come si può dire, creato quelle condizioni di difesa delle acque che consentano di raccogliere le acque quando ci sono e distribuirle quando ne manca, insomma. Lì c'è anche una questione molto simile a quella, non dico delle centrali nucleari, ma insomma a noi servirebbero dighe non per fare energia elettrica, ma dighe per difendere l'acqua, cioè per accumulare l'acqua. E anche queste dighe hanno difficoltà ad essere costruite. Quindi il problema dell'acqua è quello legato ai cambiamenti climatici. Poi c'è il problema dell'acqua quando ce n'è troppa e alimenta certo. il dissesto idrogeologico. Certo. Anche qui in parte è dovuto al cambiamento climatico e in parte è dovuto al fatto che abbiamo, come si può dire, rovinato l'ambiente, ma certo. non è da oggi, nel senso che se noi andiamo a guardare i ghiacciai di 100 anni fa, ci sono ancora, dove fino alle origini della fotografia abbiamo anche le documentazioni, certo. i ghiacciai, le foreste, adesso stanno ricrescendo le foreste perché ovviamente l'agricoltura in montagna è scomparsa. Ma in montagna i nostri amici montanari agricoltori li hanno distrutte le foreste. Sì, certo. Una volta le foreste in Piemonte arrivavano molto sopra i 2000 metri, adesso sopra i 2000 metri sono degli alberelli alti sì, così, sì, sì. Per cui il dissesto idrogeologico in parte è creato dall'antropizzazione, dal fatto che, come si può dire, l'uomo consuma tutto quello che ha intorno e in parte è dovuto anche a episodi più recenti, perché ovviamente, come si può dire, abbiamo costruito case dappertutto, gli impianti sciistici certo, dappertutto, eccetera, eccetera, e fatti con poco criterio comportano ovviamente problemi non indifferenti. Adesso abbiamo le tecnologie anche per riparare queste cose qui, ma anche qui i costi sono elevati, ci vuole tempo. E purtroppo sono problemi che per risolverli bisogna partire dal cambiamento culturale. Certo. E noi continueremo a tenervi informati anche su questo tema nelle prossime puntate. Ringraziamo tantissimo Gianni Rossetti di essere stato con noi qui questa sera. Ringraziamo Melelli per le risposte che ha dato ai nostri telespettatori. Tutti voi che ci avete seguito da casa, come vedete, stanno scorrendo i titoli di coda. Quindi non mi resta che darvi appuntamento a martedì prossimo e augurarvi una buona serata.